Cari amici, come potete ben vedere, siamo a Milano, cuore pulsante delle trattative nostrane. Qua trascorro molto il mio tempo in estate e anche credo che nella finestra invernale sia giusto andare a cercare qualche notizia, anche perché altrimenti non cadono dal cielo. È difficile però ipotizzare che la Juventus possa ancora fare qualcosa in entrata per quanto concerne la prima squadra. Vuoi perché il grande colpo, il grande investimento è già andato a segno, ovvero Dejan Kulusevski, che rimarrà in prestito al Parma fino a giugno, ma è stato prelevato interamente dall'Atalanta a titolo definitivo. E invece in uscita la Juve qualcosina farà, Piazza andrà via in prestito, mentre valuteremo le mosse su Rugani, che ormai ultima pedina per quanto concerne la gerarchia del pacchetto arretrato, è destinato, se non adesso, a giugno, a trovarsi un'altra collocazione per cercare un minutaggio un po' più corposo. Detto ciò, oggi su Gol una novità l'abbiamo scritta, l'ho firmata, ovvero la Juve è pronta a fare sul serio per quanto concerne il rinnovo di Paulo Dybala, attualmente legato alla Juventus fino al 2022, da un ingaggio da circa 7 milioni nette stagione più bonus. Beh, la Juventus ha iniziato a pianificare una strategia, che non significa che ancora la trattativa sia ormai a un passo dalla chiusura, però sicuramente questa è una mossa la Juve che vuole effettuare per blindare un giocatore che, anche grazie alla cura targata Maurizio Sarri, ha saputo rilanciarsi a pieni giri proprio tra le file della Juventus. Lo sapete tutti, in estate Dybala, se avesse accettato l'offerta del Manchester United, a quest'ora sarebbe cambiato l'intero mercato italiano, perché Romelu Lukaku sarebbe approdato alla Juve, verosimilmente Mandzukic sarebbe finito al Manchester United appunto per sostituire Lukaku. Invece il no della gioia ha bloccato tutto, con l'Inter che ora si gode Lukaku e con la Juventus che si gode il suo numero 10, che resterà appunto sotto la mole nel capoluogo piemontese per parecchio tempo. Chiaro che adesso cerchiamo di capire un po' di più sulla durata del contratto, se sarà 2024-2025, mentre l'ingaggio sarà sicuramente attorno, se non superiore, ai 10 milioni netti a stagione. D'altro canto questi erano i soldi che gli offriva la sponda rossa di Manchester. Quindi la Juve inizia le prime mosse su Dybala e mi raccomando ragazzi, dei tifosi della Juventus, iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like ai miei video e monitorate poi tutti gli aggiornamenti di Gol.com, perché comunque monitoriamo sempre tutto e cerchiamo di capire se la Juventus, tra entrate e uscite, farà ancora qualcosa in questa sessione. Un abbraccio.